Buongiorno, buongiorno a Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'Economia. Grazie per aver voluto essere qui con noi. Davanti a lei c'è una platea di quasi 500 imprenditori che, assieme ad altrettanti colleghi, grazie alla connessione di Corriere.it, stamattina premiamo perché sono i campioni della crescita. Campioni della crescita negli ultimi 5 anni, non quelli che hanno fatto il rimbalzo, no, negli ultimi 5 anni hanno continuato a crescere nonostante la pandemia, nonostante la guerra, nonostante tutto. 82 miliardi di ricavi, 60 miliardi di patrimonio, che significa che hanno investito, non si sono indebitati, hanno assunto e fatto profitti. Allora, caro Ministro, grazie ancora per essere qui con noi. La prima domanda è d'obbligo. Per prudenza avete messo nella legge di bilancio pochi decimali di crescita. Eppure la fiducia abbiamo visto che continua a crescere. Lo spread, nonostante le turbolenze dei mercati, si sta stabilizzando. Questo significa che possiamo sperare in qualcosina di più? O dobbiamo attenerci a quel 0,4 che sta scritto in legge di bilancio? Allora, innanzitutto buongiorno, buona giornata a tutti. Sono presente virtualmente, mi dispiace di non poter essere lì con voi fisicamente. La prima cosa che mi sento di dire è questo, che le previsioni che normalmente fa il MEF, che anche noi abbiamo fatto, sono molto prudenti sulla crescita e normalmente vengono superate dalla realtà. E quindi questo già di per sé è di buon auspicio. Devo dire che normalmente attorno al nostro paese c'è un sentiment di abbastanza così, prudenza o sfiducia anche da parte delle istituzioni internazionali che continuano a sottostimare le nostre potenzialità. Io sono convinto che al di là di quello che è contenuto, e magari sarà contenuto anche nei documenti ufficiali di governo, che ovviamente devono scontare questo tipo di atteggiamento cautelativo, le potenzialità del paese già da quest'anno potranno esprimere dei risultati superiori. L'obiettivo, l'ambizione che ha il governo, che abbiamo tutti noi, credo, è quello di arrivare a delle cifre importanti al netto di interventi o di situazioni totalmente eccezionali come quelle che si sono registrate negli anni scorsi. Quindi, il vero trade-off, se devo proprio dire, è tra una politica di bilancio che dovrà tener conto di quelle regole, magari nuove, del patto di stabilità e crescita e diciamo così, la capacità degli imprenditori italiani, dell'economia italiana, come dimostrano tanti dei presenti, di superare tutti questi limiti di sistema e fare delle performance straordinarie che sono testimoniate poi dell'incredibile risultato dell'export italiano anche nel 2022. E pensi che appunto questi 1.000 imprenditori che premiamo per il 70% del loro fatturato lo fanno all'estero, quindi hanno già capito che il mercato è un mercato globale. Però è chiaro che essendo una platea di imprenditori sentono parlare di delega fiscale, sentono parlare di fisco, si parla molto di riduzione delle aliquote, flat tax e via dicendo. Però insomma di deleghe fiscali ne abbiamo viste tante. Nel 2001 Berlusconi e Tremonti ne fecero, cominciarono a farne una, Draghi ha fatto l'ennesima nello scorso governo e quindi è chiaro che quello che interessa agli imprenditori che sono molto più concreti, insomma, più che il singolo provvedimento, perché poi si può essere d'accordo o non d'accordo, ci sono le compatibilità politiche, di bilancio e via dicendo, più che questo interessa la filosofia che c'è dietro, perché se c'è un quadro di riferimento, allora la famiglia consuma, l'imprenditore investe. Se invece c'è solo un singolo provvedimento, mi spiace, ma si mantiene quella, come dire, ritrosia. Lei, secondo me, ha centrato il punto. Premesso che appunto bisogna valutare le deleghe non tanto come iniziano, ma come finiscono, se finiscono, perché i passi falsi credo che siano stati numerosi in passato. L'ambizione è quella di riscrivere l'impianto fiscale rispetto a quello coniato negli anni 70, rispetto appunto a una realtà totalmente cambiata dall'economia. La filosofia di fondo è esattamente volta a premiare chiunque in qualche modo con fiducia investa nel futuro, quindi un sistema di tassazione privilegiato per quelle imprese
che investono, che assumono, che creano occupazione, che creano ricchezza. E la logica della flat tax, secondo me, è esattamente questa, cioè premiare, io dico, ho usato questa immagine, premiare i bravi affinché diventino migliori, cioè deve essere uno sprono in qualche modo a fare sempre di più e superare una logica. In cui ci si è adagiati anche negli anni del Covid, un po' dell'assistenza, del sussidio. Ecco, con questa logica il paese non va da nessuna parte. Siccome ci sono le potenzialità in radice tra tutti coloro, gli operatori del mondo dell'economia, io penso che questa sia la strada, cioè la promozione dell'investimento, la promozione del lavoro. E aggiungo io un tema di cui si parla anche poco, in qualche modo. La tutela della famiglia, delle famiglie numerose, perché l'impatto della demografia in prospettiva, se guardiamo avanti, rischia di essere devastante. Quindi per chi fa politica economica, chiaro, nel lungo periodo, però non considerare l'aspetto demografico, secondo me, è un gravissimo errore. È un gravissimo errore, stamattina infatti ne parleranno il rettore della Bocconi Billari, che è uno dei maggiori demografi al mondo. Una domanda ancora, proprio riferito al discorso dei sussidi e delle agevolazioni. L'ultimo decreto ne conteneva. Conteneva agevolazioni e conteneva sussidi, ovviamente per una situazione eccezionale che è quella delle bollette e dei costi dell'energia. Però, ecco, il quadro di riferimento del nostro bilancio è un quadro a cui bisogna sempre stare molto attenti. Ripeto, questa è una platea di imprenditori, ci seguono anche centinaia di migliaia di persone su Corriere.it. Allora, la domanda è questa: oltre che spendere, bisogna anche saper spendere. Quindi, come riusciamo a rendere compatibili agevolazioni che devono essere usate con un quadro di finanza pubblica che comunque non è roseo, diciamocelo, è inutile che facciamo finta di essere la Germania piuttosto che un altro paese. Siamo l'Italia con alcune eccellenze, ma anche con qualche problema. Guardi, bisogna, appunto perché parliamo a un pubblico qualificato che può capire, noi abbiamo vissuto questi 3 anni una situazione in cui le regole europee, di disciplina di bilancio, il patto di stabilità era sospeso. E quindi è stato possibile in qualche modo immaginare forme di intervento, bonus, crediti d'imposta di ogni tipo al di fuori di ogni regola. Basti vedere i livelli di indebitamento sul PIL fatti nel 2021-2022. E anche l'effetto, diciamo così, poi in termini di crescita. Questo mondo qui si chiude, nel senso che al di là della posizione della Germania, dei nordici che sono molto molto fermi sul punto, dall'anno prossimo le regole torneranno in vigore. E quindi noi dobbiamo immaginare un'uscita graduale e più possibile ordinata da questo sistema di bonus e di sussidi. Quindi è una fase di uscita che beneficia di situazioni anche diverse, ad esempio per quanto riguarda i prezzi dell'energia, e che spero sia compresa. Non è possibile mantenere l'entità, la dimensione di quelle misure ancora in futuro. Dopodiché, la filosofia di fondo, che discende anche dalla delega fiscale, è quella di sostituire tutti questi interventi spot in forma di bonus per qualsiasi cosa con una linea, diciamo così, più sistematica di riduzione di imposizione fiscale, lasciando sostanzialmente poi al cittadino la scelta di come utilizzare diciamo, quello che gli rimane in tasca su questo o quell'altro settore. È evidente che poi se si dovessero verificare delle situazioni particolari che meritano interventi particolari da parte nostra, del nostro governo, ma anche da parte europea, come è stato fatto per quanto riguarda le deroghe sull'energia, e sui sussidi dell'energia non si esiterà a intervenire. Diverso è il discorso, a mio giudizio, di come utilizzare le risorse pubbliche per promuovere un'offerta nuova, un sistema che sappia rispondere alle nuove domande che arrivano e anche sono ispirate dal PNR. Questo è un altro tipo di discorso. Allora lì che bisogna fare una politica di sussidi. Adesso io ovviamente non posso paragonare l'Italia e l'Europa a quello che ha fatto l'amministrazione Biden, ma se uno guarda cosa ha fatto con l'Inflation Reduction Act, si scopre che anche la patria del capitalismo più sfrenato usa i sussidi pubblici e quindi bisogna fare un uso intelligente.
Quindi insomma agevolazioni che in qualche misura aiutano i settori di sviluppo e quindi in questa platea probabilmente ce ne saranno tanti. Io ringrazio il nostro ministro per essere stato qui con noi, augurandole buon lavoro. Grazie. Grazie, buon lavoro soprattutto a tutti voi che producete PIL, io lo consumo, ecco. Grazie. Arrivederci.